secondo uno studio realizzato dall'agenzia CERVED per conto dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, a fine anno la Tuscia sarà una delle province ad aver risentito di più degli effetti del virus sul piano economico. E come sussista un rischio default per il 25% delle imprese locali, che comunque, nella più rosea delle ipotesi, risentiranno di una compressione del giro d'affari variabile tra l'11% e il 15%, e parliamo di quelle che se la passeranno meglio. Inoltre, circa il 30% delle nostre aziende ha crisi di liquidità. La gente come noi non vorrà mai, la gente come noi, la gente come noi. La gente come noi non molla mai. Un importante segnale finalizzato a far cambiare le asfissianti disposizioni di questo DPCM, scritto con i piedi e stracolmo di provvedimenti ottusi ed inutili, che penalizzano chi produce e paga le tasse ed ignorano i veri problemi. Apprendiamo dalla stampa come molti sindaci della Tuscia, anche quelli annoverabili tra le fila dell'opposizione, opposizione al governo Conte intendo, si stiano impegnando per peggiorare gli effetti del DPCM, trasformandosi in veri e propri luogotenenti del governo. Ecco, almeno questi, di sindaci, avremmo preferito averli al nostro fianco piuttosto che nemici. Alla direzione generale della ASL di Viterbo, la dottoressa Donetti. Ora, noi immaginiamo che avrà ricevuto questa ulteriore riconferma per i grandi meriti acquisiti, però vorremmo capire com'è possibile, a fronte di una carenza perenne di posti letto, avere l'ambizione di trasformare l'unico nosocomio che abbiamo, Bel Colle, in ospedale Covid. Questa cosa in un territorio come il nostro non ha senso. Perché non si è pensato a Ronciglione, non si è pensato a Tarquinia, non si è pensato a Montefiascone, non si è pensato ad aprire l'ospedale di Acqua Pendente o comunque a potenziare questi nosocomi? Ci sembra tanto che tutto questo sia quasi voluto nel nostro territorio. Chi ha un termo subiranno complessivamente perdite di fatturato. Non è possibile che poi l'utenza, per il quotidiano, per il giornaliero, si rompe un braccio, si rompe un polso, debba recarsi o a Civitavecchia o in uno dei nosocomi romani. Questa cosa è assurda, assurda. In estrema sintesi, poche e mirate azioni avrebbero potuto mitigare gli effetti della pandemia, solo se si fosse pensato di più alla gente. Dar voce a tutti i cittadini e a tutti i lavoratori che hanno subito l'ennesima ingiustizia da parte di questo governo. Oggi siamo qui davanti al Comune per esprimere il nostro dissenso contro queste nuove chiusure, contro questo lockdown mascherato. Noi vogliamo ribadire ciò che è evidente a tutti, e cioè che non sono i cittadini italiani, ma il governo Conte ad avere la totale responsabilità della mala gestione dell'emergenza sanitaria. L'Italia si è persa per le mura di Ciglio, si è cinta la testa. Commercianti, baristi, ristoratori, gestori di palestre e centri sportivi e artigiani,
sono stati costretti a chiudere le loro aziende per settimane. Poi, alla riapertura, sono stati obbligati a effettuare sanificazioni, mettere pannelli divisori, diminuire la capienza, contingentare la presenza dei clienti, effettuare addirittura anche lavori strutturali. E adesso? Adesso si chiede loro di chiudere di nuovo, perché il sistema sanitario è al collasso e rischia di non reggere. Che si ama, di...